Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Sasha e amo l'arte. Avete già fatto l'albero di Natale? Io ancora no, ma non vedo l'ora di farlo. Oggi faremo un bellissimo disegno di due palline di Natale. Siete pronti? Ecco il video. Iniziamo. Prendiamo un foglio di carta, dello scotch. Potete usare anche il compasso oppure, perché no, provare a mano libera. Ok, traccio la sagoma interna dello scotch per la prima pallina e poi traccio la sagoma della seconda, che sarà un pochino più in alto. Bene, adesso disegniamo i ganci delle palline di Natale. Come vedete, io non calco mai, e questo perché quando disegnate con gli acquarelli è meglio non calcare, perché sennò tutte le linee del vostro disegno si vedranno in trasparenza una volta che lo andrete a colorare con gli acquarelli. Traccio due linee, una sopra e una sotto, e lì ci saranno i rami del nostro albero di Natale. Prendiamo il pennello tondo medio, un po' d'acqua, e prendiamo il colore rosa o magenta. Allora, adesso guardate bene. Sulla prima pallina farò due cerchi all'interno, uno più grande e uno più piccolo, uno sopra l'altro. Questo sarà il riflesso di luce sulla pallina di Natale. Oltre ai due cerchi farò anche una linea un po' più lunga sotto. Quindi adesso andremo a colorare tutto l'interno della nostra pallina, a parte logicamente i riflessi che abbiamo fatto prima. Il primo strato di colore, come vedete, è un pochino più chiaro, cioè è più diluito. In generale, quando usate gli acquarelli, è bene partire sempre con il colore più chiaro e pian pianino aggiungere quelli più scuri. Questo vi aiuterà ad ottenere dei chiaroscuri e avere un disegno più dimensionale. So che è difficile, ragazzi, però cercate di rimanere all'interno del cerchio quando colorate, altrimenti rischiate di alterarne la forma. Benissimo, adesso prendiamo ancora un po' di magenta e scuriamo il lato sinistro della pallina, cioè il lato dove batte meno la luce. Per far sfumare meglio i colori, è meglio lasciare un po' bagnaticcio il primo strato, cioè quello più chiaro. Così, quando facciamo altre pennellate con il colore più scuro, questo si espande e si mescola meglio. Puliamo il pennello e prendiamo il colore viola. Adesso guardate bene, io sto facendo delle piccole pennellate sul lato sinistro sempre della pallina. Non tiro il colore, ma lo lascio espandere sul magenta. Passiamo alla seconda pallina. Io ho deciso di farla azzurra. Ripetiamo tutto quello che abbiamo fatto con la prima pallina. Quindi due cerchi, una linea che è il nostro riflesso e poi la coloriamo tutta d'azzurro, mi raccomando sempre il colore più chiaro possibile. Quindi anche qui prendo ancora del colore azzurro e scurisco la parte sinistra della pallina. Poi prendiamo il blu scuro e facciamo come abbiamo fatto prima. Nel frattempo coloriamo di giallo i ganci. Bene, adesso riprendo il mio pennello tondo medio, prendo il verde chiaro e lo mescolo con un po' di marrone, così da ottenere appunto il verde oliva. Questo sarà il colore del rametto dell'albero di Natale, su cui pendono appunto le nostre palline. I rami di abete sono molto facili da fare. Basta fare delle pennellate a destra e a sinistra della nostra linea guida. Ed ecco qua, è fatta. La cosa bella è che non bisogna essere super precisi, anzi, meno precisi siete, meglio è.
Bravi, bravi, bravi. Adesso ho deciso di riempire un pochino di più lo spazio aggiungendo due rametti più piccoli, uno sopra e uno sotto. Come vedete sto usando solamente il verde chiaro. Più colori verdi usate meglio è, perché darà più vita ai vostri rami. Bene, adesso i dettagli. Prendiamo il viola e ripassiamo i fili delle nostre palline. Adesso prendo il marrone e definisco meglio i ganci. Ultimi ritocchi per le nostre palle di Natale. Voglio intensificare un po' i colori, quindi prendo il blu scuro, faccio una bella pennellata lunga sul lato sinistro della pallina e prendo poi il viola e faccio la stessa cosa sulla pallina magenta. Adesso guardate bene, prendo il magenta e ripasso tutta la pallina, lasciando alcune parti scoperte. Questo passaggio la renderà piena di riflessi. Facciamo la stessa cosa con l'altra pallina usando appunto l'azzurro. Bene, bene, bene. Ho deciso di aggiungere negli spazi bianchi del foglio altre palline. Saranno rosse e saranno piccoline. Non scordatevi il riflesso, eh? Ci siamo quasi, l'ultimo passaggio. Prendo un po' di marrone e aggiungo un po' di profondità ai rametti. Quindi qua e là faccio delle pennellate sul verde. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e alla prossima. Ciao ciao!